Ciao a tutti! Oggi abbiamo preparato questo buonissimo e anche bellissimo risotto agli asparagi. È il periodo degli asparagi, è primavera, quindi vi consigliamo di acquistare gli asparagi freschi e di preparare il risotto agli asparagi. Noi facciamo la ricetta quella tradizionale del risotto, adesso ve la facciamo vedere passo passo e tutti gli ingredienti. Super a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits, put it on the ritz. Abbiamo messo 2 litri d'acqua in una pentola che servirà per preparare il brodo e accendiamo il fuoco. Aggiungiamo il sedano e la carota. Grammi di asparagi, mi raccomando lavateli bene perché gli asparagi crescono su un terreno sabbioso, quindi potrebbero avere della sabbia, quindi bisogna toglierla per evitare che poi la sabbia finisca nel piatto. E adesso ci apprestiamo a pelare con un pelapatate gli asparagi. You don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the ritz. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Put it on the ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super. Come, let's mix with Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the midst. Come vedete, va pelata la seconda parte, quella più legnosa e dura. Put it on the ritz. Mentre la parte superiore va lassata intatta. You don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Appena finito di pelare la parte inferiore degli asparagi, li tagliamo a metà. Pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Put it on the ritz. Dressed up. Non buttate via la parte inferiore perché la utilizzeremo per il nostro brodo. Super duper, come let's mix with Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the midst, put it on the ritz. Mettiamo la parte inferiore nel brodo dove avevamo messo precedentemente la carota e il sedano. Sta già bollendo. Tagliamo le punte degli asparagi e la restante parte la tagliamo a tocchetti. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the ritz. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Put it on the ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix with Rockefellers. Adesso raccogliamo tutti i pezzi che abbiamo tagliato. Put it on the ritz. In un'altra pentola, questa pentola è fondamentale, non utilizzate la padella. Mettiamo 20 grammi di burro. Due cucchiai di olio extravergine di oliva, noi utilizziamo l'olio pugliese di Bitonto, in
importantissima la qualità dell'olio di oliva che utilizzate. Abbiamo aggiunto la cipolla tagliata finemente. Così prepariamo il nostro soffriccio. Aggiungiamo la parte superiore degli asparagi che abbiamo appena tagliato. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks, or umperettes. Poniamo it's, put it on the Ritz. Aggiungiamo un po' di brodo che abbiamo messo a cuocere proprio a fianco a questa pentola. Lasciamo asciugare un po' e ci aggiungeremo successivamente il riso. Importante il tipo di riso che scegliete, noi lo stiamo facendo con il cannaroli affinché il vostro risotto venga bene. La fiamma è moderata, come vedete. Lasciamo stufare le punte per 7 minuti. E si è asciugato, aggiungiamo 380 grammi di riso carnaroli. Adesso stiamo praticamente tostando il riso. Per tostare il riso ci sono, diciamo, due procedimenti: potete farlo a parte senza burro e senza olio, oppure potete farlo nel soffritto, dipende dai vostri gusti e in realtà non cambia tantissimo. Noi preferiamo farlo nel soffritto. Tostate bene il riso, mi raccomando. E adesso ci aggiungiamo il vino bianco per sfumare. Un po' meno di mezzo bicchiere, mezzo calice. Deve essere un vino bianco secco. Noi abbiamo messo l'alcamo bianco, ma potete utilizzare anche altri tipi di vini. Far evaporare bene il vino e adesso allungheremo con il brodo che si aggiungerà piano piano. È importantissima. In realtà fare il risotto agli asparagi non è molto complicato, dovete soltanto avere un po' di pazienza, star vicino e mescolare e aggiungere man mano il brodo. Questa è la procedura classica per fare il risotto tradizionale. Qualunque altra procedura, per esempio utilizzando i robot a cucina come i Bimby, che sono molto popolari soprattutto per i risotti, però in realtà non è la stessa cosa, perché non andate ad aggiungere man mano il brodo e a fare questa procedura. Perché, come sapete, noi utilizziamo tantissimo anche il Moulinex Eye Companion, però non si può in realtà aprire il coperchio e aggiungere il brodo man mano. Quindi quello che fate lì è sicuramente una buona minestra di riso, un riso bollito condito, però non è la stessa cosa come fare un risotto. Un'altra cosa da non fare è fare un brodo con il dado vegetale. Anche questo in realtà è molto sconsigliato se volete avere un risotto che sia classico, perché non deve sentirsi per niente il sapore di dado. In realtà, come avete visto, non abbiamo perso neanche molto tempo a mettere una carota, il sedano e i gambi degli asparagi.
è abbastanza veloce come procedura, non avete bisogno del tavolo. Adesso prendiamo i gambi di asparagi che abbiamo messo nel brodo. Proviamoci sempre di girare il nostro risotto per evitare che si attacchi. Aggiungiamo anche un po' di brodo, perché adesso andremo a frullare con il mini beamer gli asparagi, i gambi degli asparagi. Attenzione al risotto che non si attacchi. Vedete così questa cremina verde che andremo ad unire al nostro risotto. Super duper, come let's mix, we'll Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Dopo 12 minuti della cottura del riso aggiungiamo la nostra cremina di asparagi. If you're blue and you don't know where to go. Guardate già come sta venendo un po' cremoso. Put it on the Ritz. A questo punto dovreste anche assaggiarlo per vedere un po' di sale come va. E ne eventualmente aggiungere un po' di sale se vi sembra che sia il caso. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Ci aggiungiamo ancora un po' di brodo, continuiamo un po' a mescolare adesso che è al dente. Tra un po' cominceremo con la fase di mantecatura. Questa è una fase fondamentale. Aggiungiamo una noce di burro. Questa è la parte importantissima in cui si fa la mantecatura del nostro risotto. È importantissimo non metterci l'olio extravergine di oliva a questo punto, ma solo il burro e il parmigiano reggiano. La consistenza corretta del risotto non deve essere incollato, deve essere cremoso al punto giusto. Different types of wear a day coat, pants with straps and cut away coat, perfect fits. Put it on the Ritz. In realtà, come avete visto, non è così complicato fare il risotto, ci vuole solo un po' di pazienza, perché bisogna stare vicino al fornello. Aggiungiamo un po' di pepe. Super duper, come let's mix, we'll Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Put it on the Ritz. Put it on the Ritz. Put it on the Ritz. E adesso impiattiamo il risotto. Abbiamo praticamente finito. Come vedete, vi abbiamo fatto vedere la ricetta passo passo. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, provate a fare il nostro risotto adesso che è primavera e gli asparagi sono buonissimi, costano meno tra l'altro in questo periodo e hanno il loro sapore originale. Inoltre metteteci un pollice in su se vi è piaciuta questa ricetta. Ricordatevi di cliccare sulla campanella per iscrivervi al nostro canale se volete altre ricette di questo tipo. Per impiattare stiamo aggiungendo le scaglie di grana e inoltre ci siamo lasciati da parte alcune punte degli asparagi e le posizioniamo così sopra il nostro piatto in modo da dargli un aspetto molto invitante. Ecco qui. Allora fateci sapere anche nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta. Ciao!